Ad Agrigento, al Consorzio Universitario, si è concluso oggi l'Open Day al corso di laurea in mediazione linguistica e culturale Agora Mundi. Oggi accogliamo la scuola del turistico aziendale Sciascia. Sono state tre giornate molto produttive perché i ragazzi hanno conosciuto il corso di mediazione linguistica interculturale che diciamo, ha dato curiosità e ispirazione ai nuovi iscritti per il prossimo anno. Abbiamo avuto dei buoni feedback, gli studenti sono interessati non solo alle lingue di insegnamento che sono l'arabo, l'inglese, lo spagnolo e il francese, ma sono molto incuriositi anche delle materie interdisciplinari come appunto il diritto internazionale, la sociologia dell'immigrazione, la psicologia e quindi tutte quelle materie diciamo, di collegamento interculturale e anche interreligioso che si collegano alle quattro lingue che vengono studiate. Avremo tempo per l'iscrizione per il prossimo anno, ovviamente fino al mese di ottobre, e speriamo insomma, di ricevere tanti iscritti per il nuovo anno accademico. Tre giornate estremamente interessanti e con una grande partecipazione, anche per questo ringrazio i dirigenti scolastici che hanno consentito agli alunni di poter partecipare a queste giornate di approfondimento e in qualche maniera anche di studio e di anticipazione su alcuni temi stringenti della nostra attualità, la crisi della natalità, il rapporto con il Maghreb, il tema delle migrazioni da un punto di vista sociologico ma anche storico, sono tutti elementi che contribuiscono a dare il senso della facoltà di mediazione linguistica e culturale, attirando l'interesse degli studenti con numerose domande e un'interlocuzione che sono certo potrà arricchire l'offerta formativa della città di Agrigento, intessendo dei temi estremamente interessanti anche per tutto il nostro territorio. Un'occasione dunque che si inserisce all'interno di un programma ben più ampio, che in fondo riguarda anche l'idea della nostra città quale capitale della cultura nel 2025, e certamente l'interesse della facoltà non potrà far altro che sostenere ancora di più questo progetto per la città di Agrigento. Intanto oggi siamo molto contenti perché finalmente dopo insomma, il periodo pandemico si è tornato di nuovo a fare gli incontri direttamente con i ragazzi. L'offerta formativa è quella del nostro corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, che è un corso di laurea triennale molto diciamo professionalizzante, perché già con la laurea di primo livello dà l'opportunità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro, grazie a un piano di studi variegato e complesso, che da un lato permette appunto la conoscenza di quattro lingue straniere, tra cui l'arabo, e dall'altro ovviamente completa la sua offerta formativa con materie umanistiche, con materie economiche, giuridiche, e questo permette anche per chi continua con la specialistica di poter diciamo, spaziare e scegliere il percorso professionalizzante più, diciamo, più idoneo alla professione che sceglie. L'inserimento lavorativo è molto facile sia in ambito diciamo, della gestione dei processi migratori, sia in ambito turistico, sia in ambito finanziario. I nostri studenti dei 5 anni precedenti, diciamo che la totalità, oltre a quelli che hanno continuato per la specialistica, si sono facilmente inseriti nel mondo del lavoro, e questo diciamo, è un plus valore per chi sceglie una facoltà, quella di avere un titolo che facilmente ti dà l'opportunità di inserirti facilmente in un processo diciamo, economico e sociale con un titolo e con una qualifica ben definita.